Ricorre proprio oggi il 134esimo anno della morte di ben 8 minatori, morti nella miniera di Zolfo Giavolotta. Questa mattina, per rendere omaggio alle vittime, sullo spazio antistante dove si trova la cappella dedicata a Santa Barbara sono stati deposti dei fiori. È in occasione della ricorrenza il signor Vittorio Virone, che da anni cura e mantiene vivo il luogo di culto, nonché la cappella di Santa Barbara, ha voluto rivolgere un appello agli organi competenti affinché lo spazio esterno alla grotta venisse curato, togliendo via la sterpaglia presente, in modo tale da permettere ai tanti fedeli di visitare tranquillamente la cappella. Una mattina, mentre mi sono svegliato verso le 6:30, così alle 7, ho visto un'ombra davanti al letto e mi sono impressionato. Mi sono girato, mi rigiro e la rivedo. Appena ho conosciuto Gesù, ho detto: "Ti conosco, tu sei quello della grotta". Mi sono alzato senza dare fastidio a nessuno a casa, prendo la macchina, tanto guidava. Ora mi dice, ci disse, arrivo qua e ci disse: "Senti, tu mi pare che mi ridi, che cosa ti posso fare io per quello che tu hai fatto?" A questo punto ti prometto che farò una cappella di questa grotta. E così è stato. Spero bene, in bene, spero in bene, di realizzare il sogno di fare l'alzato fuori, le banchine, l'ingresso a parte del museo, tutto per la cappella, in maniera che tutto si risolva nel miglior dei modi. E ringrazio anticipatamente all'assessore, vice sindaco Montaperto, che dice che questi sogni si possono realizzare avendo la pazienza di aspettare. La statua di Santa Barbara arrivò da Bergamo a Ciavolotta nel 1965, venne collocata nel calderone e gli operai iniziarono a manifestare i primi segni di fede, rivolgendole le loro preghiere prima della discesa in miniera e dopo la loro risalita. Dal 1975 non si celebrano più sante messe, ma Santa Barbara non è rimasta mai sola. Con lei c'è sempre stato Vittorio Virone, ma anche tanti altri devoti.